Finalmente riusciamo a finire l'ultimo match di questa lega. Purtroppo ci siamo trovati con una brutta sconfitta con la partita precedente, non avendo pescato niente. Cioè, abbiamo fatto un G1 dove non avevamo niente, un G2 dove non avevamo niente. Sì, tipo, non abbiamo giocato. Proprio morti per non aver giocato niente. L'avversario ha fatto gioco mostro, gioco mostro, gioco mostro. Piego, piego, piego. E noi, vabbè. Vabbè, vabbè. Adesso sono un po' costretto a tenere questa mano, non sapendo contro cosa sono. Foresta. Ah, Stompy. Ok, Stompy penso che sia un matchup a favore. O è Stompy o Aristocrats. Che. Allora, Aristocrats forse dovrebbe essere più negativo perché può fare danno senza passare per la combat. Però in realtà penso che siano entrambi matchup positivi. Soprattutto considerando il fatto. Ok, è Stompy questo qui. Considerando il fatto che. Cosa mi metterà? Anche su Young Wolf? No, secondo Young Wolf. Yeah, avversario che non fa niente. Bello sto Wonder Way. Ok. Potrei decidere di giocare subito Wall of Roots più Winding Way. Però considerando il fatto che qua non faccio niente, faccio Wall of Roots più Crushing Dawnbreath. Sì, facciamo questi due muri di 0-4. Sul prossimo turno possiamo sfruttare il mana a piacere. In realtà potrei giocare solo Licker Taker, avere tre paranti, però lui in teoria il prossimo mana turno ha due mana. E se dovessi comunque pescare un Overgrowth Battle, almeno pure un Hexblade Garden al top deck, ho la possibilità di dargli rapidità e quindi per quel motivo preferisco fare Crushing Dawnbreath. Adesso gli pariamo uno degli attaccanti. Pariamo il cagnaccio perché sia mutagenica più Anger of the Old Pack, almeno anche se dovesse morire non può ritornare. Ho fatto uno scarga, ok. Ah, Savage Swipe. Vabbè. Facciamo un Winding Way. Poi decidiamo cosa fare. Abbiamo tre mana, quindi possiamo giocare i pezzi forti, tipo Hexblade Guardian. E vediamo un po'. Il mio avversario mi ha già giocato un Savage Swipe, quindi o ha un altro Savage Swipe in mano e quindi ha fatto una giocata troppo aggressiva, oppure ci lascia la possibilità di pescare con Hexblade Guardian che abbiamo appena giocato. Perché ovviamente vogliamo trasmutare. Alternativamente avremmo potuto. Non ha Fight Effect, se no l'avrebbe già tirato. Quindi pariamo. È stato troppo aggressivo, forse. Non ha neanche un drop a 2 da tirare. Bene. Potrebbe avere un viticcio di Bosco Vasto, effettivamente. Facciamo Caretaker. Penso di giocare anche Overgrowth Battlement giusto perché. Possiamo. Facciamo. Sì, facciamo tre blu. Ok, facciamo tre blu e due verdi. E. Facciamo così. Qua la questione è che cosa voglio prendere. Voglio prendere un Leader Stampede, credo. Se prendo l'orsetto, non credo che mi dia abbastanza tempo per uscirne. Però in realtà siamo messi in una situazione tutto sommato favorevole. In realtà io ho ancora 1, 2, 3, 5 mana in totale, quindi no. Purtroppo per un mana ho sbagliato a giocare l'Overgrowth Battlement, apparentemente, sì. Per un mana non posso trasmutare un'altra deriva e fare reaping, però se avessi fatto così avrei avuto solo due stomaccati, sarei preso. Sì, ho sbagliato a giocare il battlement, effettivamente. Errore mio. Vabbè. Vediamo se ne pagheremo le conseguenze. Probabilmente dobbiamo prendere Weaving's Grizzly comunque. Perché così. A partire dal prossimo possiamo cominciare a pescare come dei disperati. Il Leader Stampede avrebbe visto 5 carte. Subito, però non saremmo stati certi di aver potuto girare carte più forti di quelle che Vivien Scrizzly potrebbe girare.
E comunque così ci manca solo un pezzo della curva. Comunque è stata una giocata brutta da parte mia e ovviamente ne sono rimasto punito. Dovevo contare un attimo il mana prima di trasmutare, così da poter decidere. Allora, in realtà facendo così... Questo lo cominceremo a parare il prossimo turno con lo 0-3 probabilmente. Qua aggiungiamo 5, flippiamo. Ah no, no 0-3, vabbè. C'erano due terre al top, che almeno le abbiamo tolte. Qua possiamo attingere tutto verde, perché abbiamo due caretaker. No, scusatemi, due... sì, due caretaker. Bello. Ok, abbiamo 1, 2, 3. Possiamo giocare la Nova Elves e poi passiamo. La Nova Elves tutto sommato ci aggiungerà un po' di mana a partire dal prossimo, quindi... Avrei potuto flippare un'altra volta perché nel caso avessi... Non mi dire che hai doppio viticcio di Bosco Vasto. La versione non finge niente. Probabilmente avrei dovuto prendere il tizio che fa... Sì, il pezzo della combo nero. Così avrei cominciato a guadagnare vite e la versione non sarebbe riuscita... Ah, wow! Ho messo sotto al mazzo due peschini. Prossimo turno io sono praticamente morto, quindi cominciamo a pescare come disperati. In pratica ho perso la partita da solo. Questo non ha senso giocarlo adesso. 1, 2, 3, 4. Madonna, che bello! Oh, quasi accettabile. Perso per perso, posso fare... un Findorn e morire in tranquillità. Sì, dai, diciamo l'ho presa un po' troppo comodo e lui mi ha fatto doppio viticcio e fa: ah sì, ho un pezzo imbloccabile, adesso vinco. Ok. Togliamo Vivien's Grizzly, mettiamo due acci momentanee e siamo a posto. Non c'è altro da sideare, secondo me. Peccato, abbiamo letteralmente regalato il game all'avversario. Cioè, con una partenza del genere non avrei mai dovuto perdere, in teoria. Sono stato troppo giocato in automatico, quindi non ho fatto le giocate corrette. Questa può sembrare brutta, ma secondo me è tenibile perché comunque ho la possibilità di fare qualcosa almeno al terzo turno, se non dei play. Mal che vada, questo Winding Way potrebbe mandarmi al cimitero una Moments Peace, quindi... Tra l'altro, se non ha un drop a 2 oppure un Rancor o cose strane, non può ammazzarmi. Bello pescare il drop a 1 un turno in ritardo. Prossimo turno facciamo Wall of Roots e Servo di Caretaker. Che entreranno a gratis perché di fatto pago 2 mana per fare 2 pezzi, 2 muri. Qua secondo me la lascio passare perché un viticcio di Bosco Vasto su questo muro sarebbe problematico che altro, insomma. Se c'è una rimozione qua, sei proprio forte, avversario, devo dire. Bello, mi serviva una terra. Qua
Ma preferisco giocare foresta caretaker per il semplice fatto che così non si spompa quello fruits. In ogni caso penso di tirare due winding way se non dovessi pescare niente di decente. Allora, terra l'ho già giocata, in realtà penso di giocare il secondo Wall of Fruits adesso. Poi ho la possibilità di giocare Quirion che stappa e aggiunge 4. Iniziamo proprio Battlement e tiriamo già subito il Winning Wave. Beh, è andato bene questo Winning Way, abbiamo pescato un Battlement, una Caretaker. La situazione è questa: se mi ammazza qui il Ranger non posso fare le mie derive dei fantasmi, posso fare solo Melodic Wall e non posso scombare, probabilmente devo fare... Sì, mi conviene fare Overgrowth Battlement così ho la possibilità di fare muro che riprende Winding Way e ho la possibilità di scavare ancora un po' nel mazzo. In modo da avere più mana e eventualmente se lo sapevo, mi ha detto Gutshot contro questo animale. Ma almeno avessi aspettato da farlo nel suo. Ah, perché ha paura che facessi. Ma porca puttana, sta pescando tutte. Almeno ammazzami la caretaker. Perché mi ammazzi questo? Cioè, hai visto che ho pescato deriva e muro? Mi ammazzi qui un ranger? Sei scemo. Bravo, avversario che giochi male. A questo punto possiamo cominciare a parare. Se l'avversario avesse avuto degli Anger of the Hulk, sarebbero stati danni extra. Non possiamo lasciare andare troppo oltre. Forse la partita mi ha già fatto Gutshot, Savage Swipe. Mi ha rotto un po' le palle a questo punto, sinceramente. Perché ha sei dato Gutshot in un matchup in cui non devi sedere Gutshot. Bene, questo lead è Stampede. Facciamo una caretaker che entra gratis. Battlement lead. Tanto abbiamo pescato un'altra qui, un ranger, quindi che cazzo. Quindi abbiamo la combo adesso perché abbiamo due derive dei fantasmi. Cosa vogliamo giocare? Praticamente tutti i musi, quindi Wall of Fruits. Bravo, me l'hai concessa a caso. No, in realtà ha senso concederla qui se non hai niente in mano, però. Che boh. Bello Gutshot alla fine, eh. Ok, abbiamo vinto il game che in cui l'avversario mi ha sedato contro Gutshot. E questa è strana come mano. Potrei... Ah, ho capito, Gutshot ammazza Bloodlight Invoker, sei proprio un tossico allora. Proviamo a tenerla, ho una buona curva di mana. Non posso fare questo di secondo, però... abbiamo fatto bene a tenerla. Però avendo comunque Guardian e massimo Bloodlight Invoker che può fermare l'avversario, mi piace. Quindi cos'hai tipo doppio BTE? No, una sola. Questo è buono. Penso di giocare subito l'Oracle Leaf Caller. Se l'avversario vuole farmici sopra un Gutshot, penso che sia anche benvenuto, però mi serve più che altro per avere un mana extra il prossimo turno da tappare qualcosa con la Caretaker. Adesso probabilmente lui avrà Rancor, ok. Non mi piace però che abbia pescato Rancor, però non posso farci niente. E beh, comunque posso trasmutare per deriva al massimo, quindi questa è una buona mano da parte mia. Buono questo. Allora, 1, 2, questo è il terzo, quindi posso fare X-Men Guardian. Mi sa che appunto devo fare Overworld Battlement, X-Men Guardian. Prossimo turno posso fare 1, 2, 3, ho praticamente tra i 4 e i 5 muri, per cui posso trasmutare per Freed from the Real e poi fare infinito mana e giocare Bloodlight Invoker per chiudere la partita, dato che ho un Orochi Leaf Caller che mi dovrebbe permettere di generare mana infinito con un Overgrowth Battlement, anziché... Perdiamo da un lead e Stampede ovviamente, però...
Penso che parerò il boa con la salute caretaker. Due carte in mano. Potrebbero essere dei viticci, eh. Ok, 2, 4, 6. Se ha viticci sono 9 danni extra, tipo. Quindi meglio che i viticci vadano a fermare. Li tiri adesso su deriva. Tappiamo così. Facciamo X-Plane Guardian. Aggiungiamo un velo. Sì. Aggiungiamo tutto blu, va. Perché questo adesso trasmuto. Sono 6. Comunque devo tappare l'Overgrowth Battlement. Quindi facciamo così. Io immagino che lui abbia dei vitici. Cioè, immagino che lui abbia dei vitici di Bosco Vasto. Porca vacca, potevo tirare Bloodright Invoker per guadagnare un po' di vite. Vabbè, proviamo comunque ad andare per il piano di Freed from the Real, dai. Vediamo se c'è il viticcio. Ah, comunque abbiamo Rockleaf Color, è vero, quindi sì. Se ha viticcio, ok, hai fatto il tuo viticcio. Bene. Ce l'aspettavamo, però almeno sono 4 danni in meno in bocca. Questo quanto aggiunge? Da 4 sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 vite extra, scusatemi, 5 mana extra, quindi pago così, 9, e no, mi manca un mana. Facciamo un lead. Un lead stampito. Deve pescare, quindi adesso deve avere doppia pompetta in pratica per infastidirmi. Ok. Possiamo fare Findhorn più Crushing Dobreach, così possiamo parare a sufficienza. Prossimo turno gioco Invoker, comincio a guadagnare vite. Potrebbe avere una rimozione. E in pratica adesso forse ho fatto una giocata molto avventata da parte mia. Lui ha pescato terra, quindi sono 4, 5, non può uccidermi, basta parare uno. Basta parare River Boa, mi matta al massimo a 1. 4, 5, più altri 4 di viticcio sono 9, vado a 1. Sì, infatti. Questo è gradito a questo punto, perché è una carta che entra a gratis e genera mana addirittura. Adesso vediamo se il Fetuso ha il suo fortissimo gutshot in mano. Se non ce l'hai, peggio per te. Avrà un effetto lotto, immagino, però quello sì, se ha un effetto lotto è veramente problematico perché non posso uscirne. Due, tre, quattro. Il mio dovere l'ho fatto. Tra l'altro ho anche un parante per questo 4-2 adesso. Cosa mi tiri, gutshot in hand? Gutshot ce l'hai oppure no? Dai, se ce l'hai lo tiri. Il mio avversario ha perso la connessione dal gioco. Quindi presumo che l'avversario adesso si sia salato e abbia staccato la partita. Quindi tipo si lamenterà che il suo avversario le vede tutte e che ha giocato col culo e quindi ha vinto lo stesso perché gioca un mazzo che sta strasopra a stompi. E lui ha avuto sfiga perché ha pescato 5 foreste. Bravo. Quindi possiamo un po' fare un po' di considerazioni mentre aspettiamo che il gentilissimo avversario
decida di prendere, di connettersi oppure di perdere. Penso che, visto un po' com'è andata la partita, si possa considerare di aggiungere il discepolo di Nilea, Postside, perché probabilmente soltanto due carte non sono sufficienti contro questo tipo di mazzi. È vero che abbiamo Winning Way, però se vediamo soltanto i derive dei fantasmi, le idee di Stampede non sono sicuramente sufficienti. Potrei togliere muro, ah no, un muro mnemonico, e cos'altro è che potrei togliere, al dire il vero? Rockleaf Caller forse? No, perché mi serve per dare consistenza. È difficile da capire più che altro cosa togliere. Blood Alighting Invoker è molto buono in questo matchup, soprattutto perché ti fa guadagnare tempo e non abbiamo necessità di Freed from the Real Galvanic Alchemist per vincere. Però appunto dà la possibilità di chiudere a gratis. Comunque sì, qua la cosa bella è che l'avversario si è salato e ha spento il PC perché non voleva giocare più contro di me. E quindi adesso mi tocca aspettare tipo 10 minuti che lui perda per inattività. Di questa lista, a conti fatti, quindi direi che le carte che mi convincono meno sono gli Ulamog Crusher. Gorilla Shaman si è rivelato praticamente fondamentale in entrambi i mazzi affiniti, contro entrambi i mazzi affiniti che abbiamo visto. Addirittura potrebbe entrare contro Boros Monarch perché gli toglie via i prismi e può togliergli le terre. Scattershot Archer, penso che giocarne 3 sia sufficiente, non ne giocherai mai 4, sinceramente, perché poi mi chiede di tagliare tanti gli slot. Contro un mazzo, tipo di mazzi contro cui preferisco giocare carte come Mnemonic World e Vivien's Grizzly. Potrei togliere 3 Crusher, aggiungere un Crimson Acolyte e probabilmente almeno un Obsidian Acolyte. Potrei aggiungere una seconda copia di Bloodright Invoker oppure un Valakut Invoker per il semplice fatto che Valakut Invoker può uccidere le creature dell'avversario. Detto ciò, boh, non c'è nient'altro da dire. Possiamo dire che l'avversario sta facendo un po' una magra figura dopo aver deciso di salarsi. Allora, da parte mia, potrei dire di essere stato un po' troppo aggressivo con quel Freed from the Real. Però ho considerato il fatto che lui non mi avesse ancora tirato una rimozione, potesse significare che non ne avesse in mano, e mi sono detto che piuttosto che perdere il turno dopo da doppio viticcio di Bosco Vasto, era meglio fargliene usare uno subito e il turno successivo cominciare a guadagnare vite con questo Bloodright Invoker. Adesso il top deck di Wall of Roots praticamente mi ha. Allora, togliamo i due mani iniziali, mi aggiunge qualcosa come altri 3 mana. Quindi, tipo, è letteralmente un Dark Rituals che può parare le creature dell'avversario. Molto bello in questo contesto, sì. Se avessi voluto un po' di più cercare di giocarmela un po' meglio, avrei potuto fare deriva che tuttora deriva, che tuttora reaping. A quel punto avrei ripreso i due pezzi della combo. Il turno dopo avrei potuto provare a. Sì, dai, a provare a uscirne un po' meglio. Però mi sembrava rischioso. E mi è sembrato sensato cercare di spingere verso questa vittoria un po' più spartana e un po' infame, dai. Detto ciò, andiamo un attimo a parlare del resto della lista. Penso che i main deck non ci siano cambi da fare. Potremmo considerare di non giocare Freed from the Real. Cos'è che potremmo giocare al posto di Freed? Un'altra copia di Galvanic Alchemist, un'altra copia di Bloodright Invoker, il secondo muro. Sì, diciamo che queste sono le possibilità. Wall of Roots, giocarne 3 mi sembra sufficiente per il semplice fatto che sì, è forte in determinati spot, però spesso lo saliamo fuori perché ci sono carte migliori che possiamo mettere dentro. Lo stesso vale per Crushing Dombridge e soprattutto non mi sembra una carta da voler giocare in 4 copie per il semplice fatto che.
Se fosse una carta che aggiunge mana come un Hexblade Guardian, probabilmente sarebbe più gradita. Vivien Scrizzly, credo che 2 per sia il numero sufficiente per il semplice fatto che tocca pagare 4 mana per pescare. Potremmo pensare di aggiungere delle Loam Dryad al posto di alcuni elfi, però giocando soprattutto solo 13 terre, che mi sembra il numero adeguato, non vorrei ridurre il numero di mana d'orc per il turno 1. Se aggiungo altre creature come Saruri Caretaker, dato che l'Home Dryad funziona come uno Springleaf Drum, mi troverei in una situazione in cui sarei più dipendente da carte come Shield Sphere. Vediamo se ce le ho. Sì, esatto, da carte come Shield Sphere. Shield Sphere che è comodo solamente per Saruri Caretaker e l'Home Dryad. Quindi non vedo motivo per giocare Shield Sphere. È una carta che mi ruba slot e non mi dà consistenza la maggior parte delle volte. Cioè, immaginate avere una mano iniziale tipo da 2 terre, Shield Sphere e non avere drop a 2 da fare. Cioè, magari avete degli Hexblade Guardian. Quindi vuol dire che se questo Shield Sphere fosse stato un Llanowar Elves, avreste avuto un keep assicurato. Ovviamente, se avete delle Aquilon Ranger, potrebbe essere sensato, però comunque prima del terzo turno non arriva ed è molto rischioso. Vabbè, abbiamo capito che l'avversario qua mi ha regalato il match, quindi direi che è finita come un 4-1 questa lega. E detto ciò, spero che abbiate gradito questa playlist di 10 video. Eventualmente ci rivediamo in streaming su Twitch con questo mazzo. Mi sembra sensato come scelta per questo meta. Nel caso aveste suggerimenti sui mazzi da giocare. Ok, l'avversario ha perso per inattività, completato la lega ed è finito appunto come 4-1. Nel caso aveste suggerimenti su mazzi da giocare oppure su come migliorare questo archetipo, sono ben graditi. Detto ciò, vi ringrazio e vi saluto.